Vediamo se questa volta è la volta buona. Se qualcuno in ascolto, se mi dà qualche segnale. Ecco qua, Anna, ciao cara. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Splendido. Splendido. Ciao cara Anna. Benissimo. Benissimo, bene, 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 perfetto. Allora, buonasera a tutti. Ciao Maria Grazia, Agostina, benvenuta. Conci, cara Annina. Ok, diamo un po' di tempo a tutti di collegarsi. Angela, eccola qua Anna, ciao cara, eccoci, ce l'abbiamo fatta. Salvatore, carissimo, hai tagliato i capelli? Sì, ho tagliato i capelli, nuovo look, taglio di primavera. Sì, ho tagliato i capelli, intanto faccio questi colpi di testa, come si dice, da lunghi passo al corto, poi li faccio ricrescere, poi li ritaglio di nuovo. Allora, va bene, va bene. Carla carissima, Roberta, Ines, Valeria, Tina, ciao carissima, Rita, Simona. Bel taglio di capelli, sì, abbastanza, devo dire che sono abbastanza soddisfatta. Poi sono pratici, sono comodi, sono sempre per la praticità, sempre, in tutte le mie cose. Quindi anche i capelli devono essere pratici. Un colpo di phon devono essere a posto. Raffaella, carissima, piacere rivederti. Livia, Dalise, stiamo arrivando tutti. Grazie Valeria, grazie mille. Monica, bene, bene, stiamo salendo, facciamo il salito tutti quanti. Bene, meno male, meno male. Poi gli ho lasciato mano libera. Io quando vado per chiedere fa, fai tu, ho piena fiducia, fai come meglio credi. Io più o meno le dico che livello voglio di taglio e lui dopo procede. È da una vita che mi conosce. Comunque è comodo quando sei in estate, poi secondo me è comodissimo i capelli corti. Ehi, siete troppo buoni, siete tutti troppo buoni. Comunque abbiamo questo appuntamento insieme. Ciao Pina. Fantastico. Bene, bene, bene. Diamo un po' il tempo a tutti. Grazie Ludovica. Grazie tesoro. Volevo chiamarti, poi non ce l'ho fatta. Sono sempre di corsa, sempre di corsa. Sei ringiovanita, eh? È un miracolo qua per ringiovanire. Però è vero, i tagli corti è vero, non ringiovanisco, danno un aspetto più giovanile, ecco. Un po' il trucco, un po' tutto, e allora sì, si migliora tutto l'aspetto in generale. Un po' di salute, come dico io, la chiamo salute, che metto il fard. Bene, bene, siamo già un ottimo numero. Angelina, buonasera a tutti i fan di Hilde. Ormai è una famiglia molto allargata la nostra, devo dire che sempre di più, sempre di più, sempre di più. Io sono sempre da sola, però questo è il problema. Aumenta la famiglia, ma io sempre da sola sono. E quindi diventa sempre più difficile accontentare tutti, rispondere a tutti, perché io ci tengo, lo sapete, appena posso. Anche per il mio compleanno ho avuto veramente una marea di auguri, una marea, ho risposto veramente a tutti, almeno credo, tutti quelli che Facebook mi ha permesso di vedere quantomeno, mi erano solo di messaggi 600, qualcosa del genere. E quindi io veramente ho fatto come la regina, ci ho messo una settimana per fare i festeggiamenti del mio compleanno. Ma mi ha fatto piacere, perché è giusto così, ogni compleanno va onorato al massimo. Ciao Angela cara, un bacione cara, sempre. E quindi dai, devo dire che bello.
Vi porto i saluti del mio amico Carlo Pastorino, sono andata a trovarlo e vorrei insomma che tutti noi mandassimo un grande abbraccio d'amore. È sempre una persona squisita, una grande persona, un grande cuore, me l'aveva fatto conoscere Riccardo di Napoli, perché era un suo amico inizialmente, e poi siamo diventati amici, infatti dopo mi ha scritto anche il retrocopertina del mio libro. E quindi vorrei che tutti noi gli mandassimo veramente tanto amore, tanta luce e un grande abbraccio perché se lo merita. È una persona che ha fatto veramente tanto, tanto, tanto del bene come dottore, come chirurgo, come amico e poi era amico di Riccardo. Quindi, come posso dire, detto questo e detto tutto, ciao Patrizia carissima, Minni, Rita. Eh sì. Devo dire che mi volete bene, sì, lo so che mi volete bene. Io vi ringrazio di tutto l'affetto che mi date, siete veramente carini. Io quello che faccio lo faccio sempre col cuore, lo sapete perfettamente, e quindi penso che quando si dà amore, in qualche maniera questa cosa è ricambiata, no? Quindi chi riesce a vedere in me, insomma, il mio intento, il mio cuore, il mio voler comunque aiutare dove è possibile, chiaro, perché comunque io dico sempre, quello che faccio è tantissimo sotto un certo punto di vista, sotto un altro punto di vista è poco, perché è chiaro che per chi manca una persona fisicamente, a volte non basta nemmeno il messaggio più bello di questa terra con le mille prove oggettive di questa terra, perché comunque mancherà sempre la parte fisica. Io purtroppo sotto questo aspetto sono un essere umano come voi e quindi tutto quello che posso fare è questo per il momento, non posso fare altro, ecco, però è tutto quello che veramente posso fare, ve lo assicuro. Io vedo tante persone che comunque hanno, non so come dirvi, pur nel dolore riescono comunque a ritrovare un equilibrio, a convincersi che i loro cari ci sono ancora, seppur in una forma diversa, sicuramente, ma questo li aiuta, insomma, noi abbiamo questa vita che dobbiamo fare, dobbiamo portare avanti e spesso non è facile per vari motivi di salute, di lutti, insomma, è un percorso difficile sul nostro pianeta Terra, ecco, come dico, è un programma. Loro spesso parlano di programmi, no? Che noi abbiamo dei programmi da portare avanti. E anche a me l'hanno detto più di una volta, devi seguire il programma, devi stare al programma, no? Come se tutto quello che nella nostra vita facciamo è un programma che ci siamo dato, che ci siamo dati da portare a termine. E se ce la facciamo a far tutto quello che ci siamo proposti e preposti di fare, praticamente quando torniamo a casa, in un'altra dimensione, da dove siamo partiti, sicuramente ritroveremo il nostro, cioè troveremo il nostro premio, cioè avremo avuto un'evoluzione, no? Quindi rivedendo la nostra vita saremo contenti del bene che abbiamo fatto, perché poi alla fine della fiera è la cosa che rimane, no? Anche con Carlo parlavamo domenica e lui mi ha detto vorrei aver fatto ancora più bene di quello che ho fatto, e lui ne ha fatto veramente tanto, perché io so tutto quello che io ho fatto, perché chi fa veramente del bene spesso lo fa non con la gran cassa, no? Lo fa appunto e basta. E penso che sia il modo giusto di fare del bene, no? Perché non è una cosa, cioè non sappi la tua mano sinistra cosa fa la destra, ecco. E Carlo è proprio così, una persona così. Però vedete, anche lui ha detto la stessa cosa, no? E adesso lui faceva questo ragionamento con me, ha detto, potevo fare più, invece potevo fare più bene. No, ne ha fatto tantissimo, ha fatto tutto quello che poteva fare, ne sono convinta. E quindi e questa è la cosa importante, quello che ci porteremo di là è alla fine della fiera è quello, e non ci porteremo neanche un centesimo di là, non ci porteremo nulla. Quindi è giusto avere il giusto per vivere, perché purtroppo siamo governati e siamo in un regno materiale, siamo governati dalla materia, quindi ahimè, dobbiamo vivere, dobbiamo sopravvivere, dobbiamo mangiare, dobbiamo avere un tetto sulla testa, quindi siamo vincolati, ahimè. Da questa cosa non possiamo vivere soltanto di spirito, sarebbe molto bello, ma è un po' irreale insomma, per come viviamo, per dove viviamo.
Però si può comunque fare tanto, tanto del bene comunque. Io lo dico sempre, con qualsiasi lavoro una persona, faccia può fare del bene. Anche l'operatore ecologico. Io quando lavoravo a Milano mi ricordavo che tutte le mattine incontravo nella via che facevo abitualmente per andare al lavoro un operatore ecologico e tutte le mattine pioggia, neve, freddo. Lui era sempre sereno, canticchiava, mi vedeva passare, mi salutava, io salutavo lui. Io infatti dicevo sempre, ma quella persona mi sembra un angelo, non l'ho visto mai una volta arrabbiato, non l'ho visto mai una volta serio, sempre gentilissimo, sempre sorridente. Devo dire che questa cosa mi ha fatto pensare, no? Dico veramente, ognuno di noi col lavoro, a seconda del proprio lavoro, quello che fa, può veramente far del bene anche col proprio, anche con un buongiorno, un buonasera, con l'essere gentile, tutti, chiaro, poi ci sono certe professioni come chi fa l'infermiere così, per dire, io ho delle amiche infermiere che sono anche qua in ascolto, che le ho viste, è chiaro loro hanno una posizione privilegiata, che hanno tutti i giorni a che fare con la sofferenza e quindi hanno ancora più possibilità di essere di supporto, perché spesso i malati sentono molto soli. E i medici non hanno tanto tempo, spesso hanno anche quella, come posso dire, quella veste professionale che li obbliga forse un po' a tenere le distanze del paziente, quel distacco emotivo. E spesso gli infermieri sono le uniche persone veramente che ti danno la parola buona, che ti danno il coraggio nel momento giusto, ti danno lo sprone nel momento giusto. E io ho dei ricordi di persone veramente meravigliose che hanno attraversato la mia vita. Anche colleghe, devo dire, ho delle colleghe che sono ancora adesso mie amiche dopo tanti anni con cui ho diviso tanti momenti belli. Quindi, insomma, ognuno può fare come del resto, ognuno di noi può fare la differenza per salvare il nostro pianeta, no? Cominciando a raccogliere la carta che troviamo per terra, a fare o al mare quando troviamo una busta di plastica, invece di buttarla lì, lasciarla lì, ci chiniamo, la raccogliamo e la buttiamo nel contenitore, magari evitiamo che qualche pesce muoia o qualche tartaruga muoia soffocata. Cioè, tutti noi, ognuno di noi ha le sue responsabilità, ecco, e questa è la verità, che se tutti noi facciamo qualcosa per migliorare questo mondo e contrastare il male che imperversa, perché è la verità, forse, lasciamo un mondo migliore ai nostri figli, ai nostri nipoti, per chi ha la fortuna di averli, ecco quello che dico. Tutti possiamo fare qualcosa, proprio materialmente, di fare del bene è la cosa, è quello che ci differenzia, no? Quindi è tutto quello che ricorderemo con piacere quando saremo di là. Tutto il resto sarà per noi tempo perso o quantomeno non sfruttato al massimo. Quindi l'amore, ci porteremo soltanto l'amore che abbiamo dato, questo è la verità, è la verità. Quindi qualcuno dice a goccia si fa il mare, è proprio così, a goccia si fa il mare, è proprio vero. E vedete, ognuno, male che io fatico tanto a trovare un equilibrio senza la mia mamma, cara Ilde, faccio un passo avanti e 10 indietro, mi manca tanto. Lo so, guarda Monica, purtroppo è per tutti così, Laura, tesoro, è per tutti così. Purtroppo che sia la mamma, il papà, fratelli, sorelle, amici, compagni, figli, purtroppo, insomma, il lutto, perdere una persona cara è qualcosa che ci portiamo per tutta la vita dietro, ecco. Quindi che la cosa, come posso dirvi, che noi l'accettiamo o no, perché tante volte io sento che dicono io non accetto questa cosa, no? E mi fa una gran tenerezza perché so perfettamente che l'accettino o no, purtroppo è un dato di fatto, no? Quindi il fatto che noi non l'accettiamo o anche piangiamo, purtroppo non cambia, è un fatto incontrovertibile, ahimè, è la verità. Quindi noi dobbiamo assolutamente prepararci a questo evento, perché anche se poi non si è mai troppo preparati, perché non si è mai preparati, mai abbastanza. Io ho visto anche mio papà con la malattia, sapevo che finiva così, però quando dopo succede è sempre uno shock, è sempre uno shock. Poi io, grazie a Dio, avevo la fortuna, ho avuto la fortuna nella mia sfortuna di aver, quando ho perso mio padre, di aver comunque già lo sguardo rivolto verso la possibilità che la vita continuasse, no? E questo mi ha aiutato molto. Non avevo ancora la possibilità della metafonia perché è arrivata con lui in un certo senso, perché ve l'ho raccontato che la prima voce che ho sentito spontaneamente è stata la voce di mio padre, che era un anno esatto dalla sua partenza. In un filmato che ho fatto con l'iPad a Natale,
Io mentre parecchiavo un po' triste, ovviamente, al secondo Natale senza di lui e mi chiedevo se fosse lì con me. E niente, ho fatto dei filmati, quando sono stata a rivederli, in uno dei filmati non si sente il rumore del pranzo, delle forchette, insomma di tutto, e si sente la voce chiarissima di mio padre, quindi la voce che aveva in vita, che dice qui Giorgio, mio papà si chiamava Giorgio, qui Giorgio, quindi si è fatto proprio riconoscere e ha risposto a una mia domanda del cuore. E lì quando ho sentito questa voce è stata una cosa pazzesca, pazzesca perché veramente era chiarissima. Io poi avevo paura di cantarla e di suonarmela come si suol dire e mi ricordo che la feci ascoltare a mia nipote che all'epoca era piccolina, una bambina, al telefono e perché volevo una prova, diciamo una prova provata come le chiamo io e io gli dissi per favore ascolta questa voce e dimmi di chi è. E lei disse, gliela fece ascoltare e dice, ma il nonno, cosa c'è? Non la riconosci? Perché lei, non, che ovviamente era una bambina, non capiva la grandezza di quello che stava dicendo, perché quella voce era arrivata dopo la partenza di mio padre. Quindi era proprio riconoscibile. E l'avevo fatta ascoltare anche a Riccardo e Riccardo mi aveva detto giustamente, mi ha detto, Ilde, non posso dirti che la voce è tuo padre, perché questo me lo puoi dire solo tu perché è tuo padre, lo riconosci tu, però è chiarissimo, non c'è neanche da discuterne, ma tu lo sai già come la penso, perché lui mi aveva già detto dall'inizio che io ero una metafonista senza, inconsapevole, cioè non sapevo di esserlo, però avevo un udito molto sviluppato e quindi alla fine lui non ha fatto altro che dirmi, te l'ho detto, che tu sei così, cerca di fare il possibile perché veramente potresti aiutare tante persone. Quindi io un po' alla volta, un po' per aiutare queste mamme che si sono rivolte a me, un po' perché ho sentito mio padre, mi sono incamminata, fino ad arrivare ad oggi. Ecco, e devo dire che, adesso, la faccio con una certa sicurezza. Poi lo dico sempre, io ogni volta che metto dentro il computer non so cosa arriva, non so nulla perché è vero, no? Come posso dirvi? Non ho mai nessuna certezza, è una cosa che io non ho mai nessuna certezza. Io accendo il computer e quello che arriva, arriva. Ecco. Però so anche, perché lo vedo nelle dirette che faccio, che tante persone ricevono messaggi, qualcuno ha il coraggio anche di pubblicamente di dirlo. Io gli dico grazie a queste persone, non tanto per me, lo dico sempre, quanto prova per gli altri che non credono o che pensano che questa cosa non sia possibile. Quindi tante persone riescono a trovare consolazione anche nei messaggi degli altri, perché capiscono che effettivamente è possibile. Ecco. Poi altre persone magari sono casi più particolari, diciamo che sono partiti in modo particolare. O per, insomma, che giustamente, magari pubblicamente non si vuol dire certe cose e quindi è giusto che mi dicano le cose privatamente, però io le ringrazio ugualmente perché a me interessa a me sapere che le cose che dico abbiano un destinatario, perché in linea di massima lo so, però quando la conferma sono più contenta anch'io, ovvio. Quindi io direi, carissimi, di partire perché siamo già un 245, siamo già un buon numero, continua a salire però. Io direi proprio di partire. Vediamo se c'è qualche domanda particolare prima di partire. Non si possono fare domande personali, sapete che io chi arriva arriva volentieri con tutto il cuore, però non possiamo fare domande personali perché non sarebbe neanche corretto, no? Quindi poi non mi ascolterebbero nemmeno perché sanno perfettamente che, come posso dire, è così. Io sono qua a disposizione e loro, secondo il loro ordine, fanno arrivare i messaggi perché loro a loro volta hanno, come posso dire, hanno una specie di permesso di fare questa cosa. Ecco, non è che è proprio così, casuale. Infatti, chi mi segue lo sa che è così. Allora, adesso facciamo un attimino tutti assieme, come sempre, di raccoglimento. Ok, quindi un attimino di raccoglimento e di concentrazione e di preghiera secondo il vostro credo, ovviamente, perché io per me vige la massima libertà.
partiamo, iniziamo col fruscio. Sapete che faccio un leggero rallentamento, lo dico sempre per i nuovi iscritti, tra virgolette. Allora, è un rallentamento, un ampliamento, ma niente di più, eh? Quindi non viene manomesso nulla e tutto viene fatto al momento, non c'è niente di preregistrato. Io faccio tutto in estemporanea, quindi anche le tracce vengono fatte al momento. È importante dirlo questa cosa. Allora. Partiamo. Vi faccio sentire pezzo per pezzo, ovviamente. Allora, perfetto, senti subito, arrivano loro. Allora, mettiamoci qua. Arrivano. No, è partito da solo perché? Aspettate un attimino. Niente, cancelliamo. Torniamo qua. Arrivano loro. Ok. Perfetto. Arrivano. Questo è fatto col fruscio, eh? Arrivano loro. Alziamo. Arrivano loro. Arrivano loro, ecco, arrivano loro, perfetto, quindi annunciano che stanno arrivando, poi si stabilizza la comunicazione. Allora, aspetta che c'è una frase un po' lunga, sto cercando. Allora, c'è una Paolina, Paolina, Paolina. Allora, Paolina non sta bene, probabilmente magari può darsi che sia qualcuno di qua che non sta bene, perché ovviamente di là stanno tutti bene, grazie a Dio. Paolina non sta bene, quindi può darsi che sia un riferimento per qualcuno, eh? Quindi facciamo sentire, Paolina non sta bene. Paolina non sta bene. Ok, Paolina non sta bene. Vediamo chi è. Infatti c'è. Il
dice invia a Paola, quindi è un messaggio per una Paola, secondo me, invia a Paola. Aspetta che mettiamo contro B. Invia a Paola. Invia a Paola. Che probabilmente si è chiamata Paolina, penso. Tappenti se non ho aiuto stasera, quindi non so se riuscirò a vedere i vostri messaggi. Comunque, voi cercate sempre di scrivere, io cercherò di vedere quel che posso. Invia a Paola. Alziamo, invia a Paola. Invia Paola, quindi una Paola che viene chiamata Paolina, secondo me, così. Però deve essere qui, invia a Paola, almeno penso. Poi dice toppare la strada. Ok, sentite, toppare la strada. Allora, toppare, quindi sbagliare la strada. Ok, toppare la strada. Adesso faccio sentire. Toppare la strada. Si sente bene, comincia a stabilizzarsi. Toppare la strada. Allora, Paolina non sta bene, via Paola, quindi vuol dire che si chiama Paola, la chiamano Paolina. Toppare la strada, penso che sia così, almeno che ci siano altri significati che io ovviamente non posso sapere. Qui deve intervenire. Adesso non sto figurando, ci sono troppi, non riesco a vederci. Bene, andiamo avanti. Allora dice bravi loro, cioè bravi se lo dicono loro, bravi loro, bravi loro, bravi loro. E poi c'è un Andrea se non sbaglio. Bravi loro, faccio sentire, alzo un po'. Bravi loro. Ok, bravi loro, perfetto. Cecco Andrea Lodo, Cecco Andrea Lodo, Loda, Cecco Andrea Loda, scusa, Cecco Andrea Loda, aspetta, allora, segniamo qua, aspetta, CTRL V, Cecco Andrea Loda, ok, Cecco Andrea Loda. Cecco Andrea Loda. Cecco Andrea, aspetta che alzo un po' di più. Cecco Andrea Loda. Cecco Andrea Loda. Penso di sapere di chi è, comunque, non so se è collegata. Se no glielo dico io. Cecco Andrea Loda, ok? Poi dice lui avanza, torna nella chiesa. Quindi probabilmente sta dicendo qualcosa che avrà un senso per la sua mamma sicuramente, poi chiederemo. Allora lui avanza, quindi sta progredendo dall'altra dimensione, ok? Quindi lui avanza e torna nella chiesa. Ciao Marco, ti sto adesso Simona. Ok, vado. Ok, alzo un po' di più. Ah, ecco, ci sei Ludovica, infatti. Lui avanza. Lui avanza, torna nella chiesa, hai sentito? Quindi forse vuol dire, avrà un senso questa cosa, poi ne parleremo io e te.
lui avanza, torna nella chiesa, come perché lui sta avanzando di grado, no? Ok, lui avanza, torna nella chiesa, aspetta. Si sente bene, lui avanza, torna nella chiesa, aspetta che lo alzo, che prima era troppo basso, secondo me non l'hai sentito. Lui avanza, torna nella chiesa, ok, va bene. Ok, andiamo avanti. Che carino. Mi dice una cosa, però un complimento che fa a me. Dice, tu sei bella, guarda, tu sei bella. Che carino. Grazie. Grazie Andrea. Tu sei bella, ascoltate. Tu sei bella. Che carino, grazie. Ah, vedete, ha sentito quello che Ludovica dice, sì, forse ho capito, ok, poi ne parliamo. E volevo dire una cosa, prima ha sentito il discorso che facevo io, che dicevo non portiamo di là neanche un centesimo, e infatti rispondono qua, sentite un po' cosa dice. Qua l'oro non va bene, qua l'oro non va bene, qua l'oro non va bene. Allora, qua l'oro non va bene. Ascoltate un po'. Qua l'oro non va bene. Sentite, qua l'oro non va bene. Ok, quindi. Mi parla Antonietta, un po', forse è meglio che lo rallento un attimo, mi parla che è un po' veloce, sembra Tognetta, ma mi sembra Antonietta, perché non è facile i nomi, chi fa metafonia lo sa perfettamente quanto è difficile. Mi sembra proprio che sia Antonietta, cambiamo tempo, me lo rallento ancora un po', per essere proprio sicura. Aspettate. Sì. Si è mangiato la, comunque Tognetta sarà Antonietta, appare Antonietta, allora appare, quindi c'è una Antonietta, appare Antonietta, ok, faccio sentire, alzo, sentite che l'ho rallentato perché è più lento, perché non sentivo l'altavanti, ma infatti sente Tognetta, ma è Antonietta sicuramente, ok? Senti, Antonietta, un nome particolare. Sentite, Antonietta, ok? Vediamo un attimino se c'è. Aspetta, andiamo avanti. Antonietta. Amalia. Amalia, Amalia, mi è ripartito, Amalia, 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 ok, vado, Amalia, 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 un po' tirato però, Amalia, ok, qui finita la registrazione, quindi Antonietta e c'è una Amalia,
Non so se è un riferimento, ovviamente, perché chiaramente. Allora, ma. Ah, c'è una maglia qua, però. Amalia Mascia, mammina, stai bene? Mia madre, ciao mamma. Si chiama Antonietta tua mamma? Amalia? Me lo puoi confermare se tua mamma si chiama? Perché devono esserci due o tre cose, capito? Oltre il tuo nome, deve esserci anche un altro riferimento. Amalia, se tua mamma si chiama Antonietta? No, non riesco a vederlo. Vabbè, andiamo avanti, faccio un'altra registrazione. Allora, vado. Ah, qui sì, ecco, è venuto fuori Antonietta e mia madre, Ilaria da Prato. Eh sì, è tua madre, è di un'altra persona. Quindi corrisponde anche il nome. Se corrisponde anche il nome, allora sì, è tuo. Ah, eccolo qua, sì, è venuto fuori adesso. Sì, e lei, mia madre, si chiama Antonietta. Perfetto, allora è la tua mamma. Ha dato il tuo nome, perché tu probabilmente per farsi riconoscere ha dato il tuo nome. Antonietta. Bene, 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 perfetto. Ok, andiamo avanti. Sapete che i messaggi non sono tanto lunghi perché loro sanno che siamo in tanti, quindi non si dilungano più di tanto. Quindi bisogna accontentarsi un po' di un nome, di un particolare che dicono. Ecco, anche prima insomma ha detto Paola, Paolina. Quindi insomma cercate un attimino di capire voi se è vostro il messaggio, no? Quindi deve essere almeno un paio di riferimenti giusti, un nome e qualcos'altro. Nel mio di ipotesi, poi non possiamo mai pretenderlo, dico sempre, io tutto quello che sento riferisco. Vado. Ok, vado, vado, vado. Un attimino. Salva cosa con nome. Ok, prova 2. Perfetto, allora, bene. Dallo 0. Selezioniamo tutta la traccia. Voilà. Effetti, amplifica. Tempo. Ok. E qua il formato. Bene, partiamo. Bene. Mi spiace che qua i messaggi arrivano sempre in differita, quindi io non riesco mai a vederli in tempo reale, fra quello che faccio e quello che arriva. Ok. Dunque, fatemi sentire. Allora, proseguo il discorso di prima, penso dell'Antonietta, dice io amare molto, come per dire, ti ho amato molto, io amare molto. Io. Aspetta, mettiamolo qua. Io amare molto, lei o probabilmente proprio in generale è una persona che amava molto, io amare molto, una persona che ha amato molto nella sua vita, poi vedrai lei se questa cosa gli corrisponde, io amare molto, faccio sentire, io amare molto, ok, io amare molto. Ok, io amare molto, ok, quindi conferma il suo amore. Allora, qua si sente cura, cura il maglione, cura il maglione. Non so se questa cosa può avere un senso, se ha qualcosa di suo, magari che tu tieni un maglione, qualcosa, cura il maglione, si sente proprio cura il maglione. Aspetta, ve lo segno qua, poi lo faccio sentire. Penso che sia sempre sul messaggio, cura il maglione.
Poi vediamo quello dopo cosa c'è. E qua purtroppo la punteggiatura non c'è, quindi si capisce da un messaggio all'altro perché cambia il nome o dice qualcosa di diverso. Amalia, dimmi se c'è qualche maglione o qualcosa, o lei lavorava a maglia, faceva dei maglioni, non lo so, adesso mi viene in mente delle cose così, magari le butto lì, però cura il maglione. Senti, cura il maglione. Cura il maglione. O se è una cosa sua, maglione suo che tu tieni, non lo so, c'è cioè deve essere un riferimento, secondo me, ancora con te. È maglione, proprio, si sente proprio bene. Cura il maglione, ok, andiamo avanti. Aspetta. C'è un Lorenzo, appare Lorenzo, adesso c'è Lorenzo. Ah, ecco Maglia, mia mamma mi ha regalato un maglione, ecco! Allora è ancora tuo, vedi? Fantastico, bellissimo. Cura il maglione, tu di prendertene cura. Bellissimo, bellissimo. Cura il maglione, fantastico. Ok, adesso c'è un Lorenzo. Appare Lorenzo, appare Lorenzo. Allora, conto, appare Lorenzo, c'è un Lorenzo. Appare Lorenzo. Amalia dice, vedi, nel periodo prima di morire, che carina, mi ha regalato un maglione, vedi? Ecco perché questo riferimento. Sono contenta per te, Amalia, ti ha dato veramente una bella prova della sua esistenza, eh? Perché è una cosa vostra, chiaramente non è importante il maglione, ma però è il gatto che è la parte finale della sua vita ed è un regalo che ti ha fatto, quindi molto bello. Lorenzo è il fratello di mia madre, è sempre lì con loro. Ah, ecco, è ancora tuo Lorenzo, è il fratello di mia mamma. Se, ah, ecco, appare Lorenzo, eccolo qua. Allora sarà ancora tu, perché vicino ai messaggi di tua mamma sicuramente. Ok, vediamo un po'. Appare Lorenzo, c'è il rumore alla fine. Appare Lorenzo, ciò ho capito, quindi Lorenzo, ok, va bene. Probabile che sia tuo perché è vicino al messaggio tuo. Andiamo avanti, sentiamo. Allora, aspetta, eh. Allora dice pareggiare la partita. Allora, appare Lorenzo, pareggiare la partita. Non so, qui bisogna vedere se pareggiare la partita. Sono Lorenzo, pareggiare la partita. Allora, avrà un senso probabilmente o per la vita o per, come l'altra volta che c'era, mi ricordo che c'era una squadra che ha vinto e ha detto qualcosa dell'Inter, se non sbaglio, mi ricordo più, insomma, che era felice ed era un interista sfegatato, insomma, può darsi che sia anche per questo, non lo so. Dice pareggiare la partita. Ok, faccio sentire, pareggiare la partita. Pareggiare la partita. Ok. Ok, pareggiare la partita. Ok. Ok, la partita. Dice, per me ha vinto. Allora, probabilmente parla della sua squadra, sicuro. Per me ha vinto, perché loro vedono tutto, quindi lo so questa cosa. Per me ha vinto, come per dire, anche pareggiando ha vinto. Adesso io non intendo di calcio, non so che squadre abbiano giocato oggi o ieri, non lo so, non so niente. Per me ha vinto, però probabilmente una squadra che magari ha pareggiato può anche essere che era la sua squadra del cuore e dice anche se ha pareggiato è come se avesse vinto, può essere. Allora, a pareggiare la partita, per me ha vinto, senti. Per me ha vinto. Ok, quindi dice questa cosa per farsi riconoscere. Quindi. Ok, vedete un attimino voi.
va bene. Vediamo un attimino. Qui c'è scritto Linda, tifosissimo di calcio, Linda. Non è che, ecco, questo tifosissimo di calcio, si chiama, voglio sapere, si chiama Lorenzo. Ecco, stasera c'è il derby di Roma-Lazio, non lo so, si chiama Lorenzo e forse una squadra che ha pareggiato stasera, ma comunque come se avesse vinto, che magari, non so, c'è qualche problema di classifica che io non so, perché non intendendomi di calcio proprio, non ho proprio idea assolutamente, ma ci sarà un motivo per cui ha detto questa cosa, per farsi riconoscere sicuramente. Andiamo avanti. Pino, c'è un Pino, 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 si sente Pino, 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 sentite Pino, Pino, ok, Pino, quindi un Pino, ok, vediamo un attimino, qui sono andati su tantissimo, vediamo un po', vediamo un po'. Pino Scaccia. Non ci posso credere. Pino Scaccia. Hai detto il cognome? Pino Scaccia. Guardate, io non posso dirlo perché non posso dirlo perché si è fatto sentire, ma io so che è un momento molto importante per lui e sarà molto importante per chi riceve questo messaggio. Pino Scaccia. Senti, Pino Scaccia, si sente benissimo. Pino Scaccia. Senti, Pino Scaccia. Pino Scaccia. Io non so se l'Anna... questi cavoli che vanno su talmente veloci, ma che non riesco... Eccolo qua che ci sei, Anna. Anna, è per te, cioè, neanche ombra di dubbio, vero? Ci sei... Te lo sai perché ti dico questa cosa, eh? Pino è un tifoso sfrenato della Lazio. Beh, ma ascolta, ma ha pareggiato la Lazio, cos'è? Io non so, perché parlava del, come se avesse vinto, cosa vuol dire? Non lo so questa cosa qui. Se il messaggio è relativo a Pino, vorrei capirlo, così. Per me ha vinto, pareggiare la partita. Perché non so se, perché voglio capire se è di Lorenzo e adesso parte Pino Scaccia, capito? Questo è tuo, ovvio, neanche da dire, neanche da dire. Quindi... Ha detto nome e cognome, quindi Pino Scaccia, si sente, lo faccio risentire, si sente benissimo, eh? Pino Scaccia. Pino Scaccia. Senti? Sente benissimo. Stasera c'era il derby. Ah, ecco! Ecco! Ma dai! Sei appena entrata ora, guarda, tu sei entrata e lui è arrivato. Tatac, proprio guarda, pazzesco! Pazzesco, questo dimostra, oltre il messaggio, dimostra che loro vedono e sanno, ecco, capito, quindi devo dire proprio, no, non ci posso veramente credere, pazzesco, va bene. Poi Anna, se vuoi lo dici tu il perché, come posso dire, è importante questo messaggio, perché è una cosa che ci siamo detti oggi, tu lo sai, che mi ha mandato un messaggio per rendermi partecipi di questa cosa e quindi io non posso dirla, però capisco perché lui è venuto, devo dire la verità. Vado, ok, ho il cuore che sta tremando e ci credo, e ci credo. Questo ti deve dare forza, capisci? Quando tu sei triste, che dici non ce la faccio, non ce la faccio, no, vedi? Vedi che non sei sola quando ti ho detto che non sei sola, è vero, è vero. E tu sai anche perché questa cosa, quindi quando dico che le cose si fanno a quattro mani ho ragione io, assolutamente, ma non perché lo dico io, eh? Quindi fantastico, vado avanti, eh? Va bene, Pino Scaccia te l'ho fatto sentire, così, detto nome e cognome. Vado. Io ti ringrazio. Ricordare.
Esatto, quindi lui è felicissimo e ti ringrazia. Io ti ringrazio di ricordare, ascolta, con tutto l'affetto con cui lo ricordi, la stima con cui lo ricordi, ascolta. Ringrazio, ricordo me. Ok, ti ringrazio, ricordare. Bello, ti ringrazio, ricordare, quindi ti ringrazio che lo ricordi. Vai in pausa ogni tanto, slego che. Ok, vediamo un attimino, speriamo che non succeda più. Allora, ti ringrazio, ricordare. E poi dice lo fai, lo fai. Ti ringrazio, lo fai. Come per dire lo fai. Non temere, vai, vai dritta perché ce la fai, lo fai. Te lo faccio sentire, niente, non riesco a farlo, lo fai. Lo fai, si sente benissimo, lo fai. Lo fai. Lo fai, sentite? Ok, lo fai, quindi ce la fai. Tranquilli, si blocca, però io sono al massimo, veramente. Ripeti, non si è sentito? Non si sente. Cominciamo a fare, è un'ora che stiamo facendo, comincia a fare le bizze. Sappiamo che dopo un'ora si blocca l'audio, aiuto. Vabbè, lo fai. Faccio risentire allora. Lo fai. Lo fai. Ok, lo fai, quindi Anna, quella cosa la fai, lo fai, non temere che ce la fai, lo fai. Allora, c'è un altro Andrea, c'è un altro Andrea ancora. Appena arrivato, anche lui, appena arrivato. Aspetta che lo segniamo qua. Ctrl B, un altro Andrea. Appena arrivato, Andrea. Ok. Che non è Andrea Loda che prima l'ha detto. Questo invece è Andrea. Appena arrivato, Andrea. Alziamo un po'. Appena arrivato Andrea. Andrea, sentite benissimo. Andrea, ok, va meglio? Adesso sentite meglio, bene. Vado avanti. Per Luisa è appena arrivato, allora, è appena arrivato Andrea col guanto, ok, quindi col guanto e anche qui ci sarà un motivo, per Luisa, ok, guarda come sono furbi quando sanno che è un nome che cercano di dare un riferimento, no? Col guanto per Luisa, ok, sentite, allora col guanto, scusate, non ve l'ho fatto sentire, col guanto, ok, per Luisa. Sente benissimo, per Luisa. Per Luisa, ok, quindi ha dato un bel riferimento, per Luisa. Quindi va bene, facciamo un'altra traccia.
Adesso per cambiare la facciamo con la voce, magari registro la mia voce che so che vi piace questa cosa, proviamo a farla così, perché quando siamo bene stabilizzata la connessione, possiamo, il contatto, possiamo provarci, ok? Quindi, allora Andrea, per Luisa, se puoi dirci qualcosa in più, vado, adesso io sto registrando, ok? Quindi registro la mia voce, se sono qua. Tutto quello che volete dire io lo ascolto e lo riferisco. Vado. Perfetto. Quindi ho registrato la mia voce. Benissimo. Allora, prova 3. Salva. In questo caso ovviamente devo rovesciare tutto per il semplice fatto che c'è la mia voce, quindi farò l'inverti. Che qualcuno lo chiama reverse, ma è inverti poi alla fine della faccenda, semplicemente rovesciare un nastro. Amplifica, cambia tempo, ok, inverti, ok, bene, 16 qua, vado, ok, vado. Sì. Poi dice Roma, quindi probabilmente qua vediamo se è sempre relativo a questo Andrea, Roma, Roma. Bene, facciamolo sentire, tanto parte, fa Roma, qua, Roma, Roma. Ok, quindi poi la scheda un riferimento Roma. Ok. E dice o oh sì, figlio è tuo, quindi questo messaggio è per qualcuno o oh sì, figlio è tuo. O qualcuno che sta ascoltando non è sicura, ecco, Roma. Sta vincendo la Roma, dici che è quello, Simona, non lo so. Roma, o sì, figlio è tuo. Ok, quindi faccio sentire, questa è con la mia voce. O sì, figlio è tuo. Questa è la mia voce rovesciata. Perché probabilmente o qualcuno che sta ascoltando, come posso dire, che sta ascoltando e sta domandando se è veramente suo il messaggio e lo dice sì, sono figlio tuo, può darsi che sia così, eh? O sì, figlio tuo. Ok, quindi è un figlio, ok, va bene. Andiamo avanti. E poi dice a posto, e sei tu vero ossigeno. Quindi questo messaggio probabilmente è rivolto alla sua mamma, come per dire, no? Perché magari può darsi, dico, che questa mamma dica mi manca mio figlio, mi manca l'aria, e lui gli risponde a posto, sei tu il vero ossigeno, come per dire che, come posso dire, che veramente sua mamma per lui è l'ossigeno. Vedete che questo messaggio arriverà a destinazione sicuro, perché è un po' articolato. Quindi, a posto e sei tu vero ossigeno, sentite. A posto. Ok? E sei tu vero ossigeno.
premio all'ossigeno. E sei tu vero ossigeno? Sì, Sentite, e sei tu vero ossigeno? Senti che bello, e sei tu vero ossigeno? Vedete, questo messaggio arriverà a destinazione. Diego, c'è un Diego. Ok, allora, Diego. Diego, un nome molto particolare. Diego. Diego. Diego, sentite? Diego, ok. Benissimo, sente benissimo Diego, ok. Allora, qua dice, io immagino, può darsi, allora, fermi un attimo. Io un angelo, Diego, io un angelo, io un angelo. Cioè lui è un angelo, sentite? Diego, un angelo, sentite? Questa è la mia voce rovesciata, eh? Questo dimostra, quando si è in comunicazione, che comunque tutto quello che tu gli dai di base può essere buono. Rumore, parole, qualsiasi cosa. Bellissimo. Io un angelo. Io un angelo. Che bello. Diego. Diego, io un angelo. Io un angelo. Sente benissimo. Bellissimo. Perché anche altre volte degli altri ragazzi mi hanno detto che erano, dopo un po' mi hanno detto che erano diventati angeli. Me l'hanno detto più di una volta, come se fosse veramente un'evoluzione, no? Ed è molto bello. Ora volo d'angelo, una volta mi hanno detto. Ora volo d'angelo, bellissimo. Bello con la voce, vero? Piace molto anche a me. Però bisogna farlo quando si stabilizza la cosa, non subito. Possiamo farlo ancora con la voce. Allora, dai che c'è ancora un po' di forza, andiamo avanti. Allora, perché stasera c'ho la pressione apparente, di non farcela. Vediamo un attimino. Prova a spostare, si blocca ogni tanto. Voglio provare a spostare la posizione e vedere se la connessione è migliore. Vediamo un po', cambiamo prospettiva, vediamo un attimo, vediamo un po'. No, la stessa roba, niente, ci ho provato, niente. Scusatemi, ci ho fatto un tentativo, ma proprio non è. Aspettate un secondo, che qua si sta scaricando. Aspettate, vedo che continua. Ok, vediamo un po'. Se così non si blocca più, perdonatemi, ma ho dovuto metterlo un po' a posto. Allora, registriamo, ritorniamo a noi, a bomba. Vado. Allora, vediamo un attimino. Sì, è stupendo. La tela dice stupendo. Sì, è bellissimo. È vero. Vado. Allora, carissimi, ancora un po' di forza ce l'ho, quindi se volete approfittarne, io sono qui a consegnare i vostri messaggi, sempre nella luce di Dio. Ok? Quindi, gentilmente. Vi lascio ancora un po' di spazio, datemi i nomi se potete, dei riferimenti se potete, per aiutarci. Grazie, 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 sempre. Ok, salva progetto con nome, bene. Vediamo un attimino. Salva. Anche qua riprendiamo, abbiamo fatto sempre con la voce. Ok, amplifica. Cambia
tempo. È formato. Vado. Allora, dice Luisa, allora, dice Luisa magistrale, magistrale, quindi questa è una scuola magistrale, e poi dice sai d'estate, chiaramente, un messaggio particolare, quindi Luisa, ok, Luisa, ok, poi Luisa magistrale. Sai d'estate, quindi probabilmente qualche riferimento all'estate, magistrale, quindi può essere che sia uno studente, qualcosa del genere, penso. Quanti messaggi? Tantissimi. Ok, vado. Chiaramente quelli che hanno ricevuto il messaggio dopo io questa diretta andrà su Focus e poi anche sulla mia pagina Gruppo Metafonico Alfa Live. Quindi comunque chi vuole riascoltare potrà riascoltarlo. Ecco quello che voglio dirvi, non va perso nulla. Ok, vado avanti. Infatti dice mio impiego è presso i bimbi, mio impiego è verso i bimbi, quindi vuol dire che cura i bimbi. Mio impiego è verso i bimbi, ascoltate, eh? Mio impiego è verso i bimbi. Mio impiego verso i bimbi, adesso non so se la dimensione di, perché può darsi che lei spieghi quello che fa dall'altra dimensione perché hanno dei compiti anche di là. Allora, Luisa, magistrale, sai d'estate, mio impiego è verso i bimbi. Peraltro, magistrale è una cosa che serve proprio per l'insegnamento, quindi ha anche un senso logico. Mio impiego è verso i bimbi. Mio impiego è presso i bimbi. Che bello, mio impiego è presso i bimbi, quindi probabilmente il riferimento è proprio quello. E poi c'è ancora Diego che ritorna ancora, vedo Diego e Simone, sono in due adesso, vedo Diego, sì, si sente benissimo. Allora, quindi può darsi che questi siano anche dei bambini, eh? Che questo Diego sia un bambino, mi è venuto un pensiero, vedo Diego e Simone, quindi sono due bambini secondo me, vedo Diego e Simone, ve lo faccio sentire, vedo Diego e Simone. Si sente benissimo, vedo Diego e Simone. Che forte. Allora, vedo Diego e Simone. Poi noi spazio qua, dicono, noi spazio qua, come dire, stiamo parlando, abbiamo questo noi spazio qua. Quindi possiamo parlare, ok? Io penso proprio che siano due bambini, non so perché ho questa sensazione. Noi spazio qua. Noi spazio qua. Ok, noi spazio qua, va bene, quello che si sente bene. Noi spazio qua. Sì, Diego è un bambino. Anna, perché dici questa cosa? Perché è un bambino che conosci, questo Diego? Ok,
Noi spazio di qua, va bene, che possono parlare. E poi dice, ora tu lo sai, quindi... Ok, quindi che possiamo, ok? Sì, infatti, sono tutti messaggi spontanei, non fate richieste perché tanto non... purtroppo non vengono esaurite, nel senso chi c'è arriva. Ok? E ora tu lo sai? Ok, e ora tu lo sai? Che dice? Allora, cosa che dice? Ma non sono due bimbi di siciliani che sono stati investiti da quel disgraziato col SUV? Non lo so, Cecilia, non lo so. Non ho idea, bisogna capire i nomi, non me li ricordo proprio, sinceramente. A parte che l'altra diretta ha avuto delle conferme su, insomma, di messaggi che sono arrivati, anche di cose un po'... sono arrivati messaggi di conferma, parecchi anche, devo dire la verità, anche della volta precedente, ed erano magari anche delle, diciamo, delle morti proprio un po' violente, devo dire, però sono arrivate proprio delle conferme chiare, quindi questi quando sono così, particolari messaggi, secondo me... È così. Allora, ora tu lo sai, come per dire, quindi chi arriverà il messaggio e lo capirà. Ora tu lo sai. Ora tu lo sai. Ora tu lo sai, perfetto. Andiamo avanti. Ok. Allora, secondo me sta dando dei riferimenti perché dice è orribile, escono dalla chiesa. Allora, è orribile, escono dalla chiesa. Quindi ho un riferimento preciso, non so se è successo qualcosa perché sono usciti dalla chiesa, se è successo qualcosa quando sono usciti dalla chiesa, oppure chi gli ha fatto il male, gente che va in chiesa magari è uscita dalla chiesa, dice orribile, no? Escono dalla chiesa, si comporta così, non lo so. Perché non sapendo la vita di queste persone, ovviamente non riesco a capire il messaggio, ma sicuramente arriverà. Quindi, se non è adesso collegata, devo dire che arriverà sicuramente magari nei prossimi giorni, perché molto loro sanno che il messaggio poi va a buon fine. Quindi io attenderò che mi spiegheranno, che mi spieghino il motivo. È orribile, escono dalla chiesa, ascoltate. No, è orribile qua. Orribile. Orribile. Ok, poi escono dalla chiesa. Escono dalla chiesa, sente benissimo. Ok, va bene. Va bene. Vado. Poi dice e ringrazio il sole di solito è Dio, quindi e ringrazio il sole quando dicono il sole di solito si riferiscono alla luce, quindi a Dio, no? E ringrazio il sole, ok? Aspetta, alziamo. E ringrazio il sole, ok? E ringrazio il sole, va bene. Allora, poi dice, ringrazia il sole, sopra lì poi sorride, quando arrivano,
come posso dire, quando arrivano in cielo in alto sorridono, no? Sopra lì poi sorride. Allora, sopra lì poi sorride, capito? Come per dire, come se fosse successa una disgrazia, qualcosa orribile, e poi dopo dice, poi quando siamo andati su, abbiamo visto il sole, abbiamo sorriso, no? Come se fossero chiaramente, sono andati in paradiso, no? Questi, penso che siano dei bambini, non so perché, ma questa idea. Sopra lì poi sorride. Sopra il Sopra lì poi sorride. Bella, sopra lì poi sorride. Ok? Quindi quando arrivano in cielo poi sorridono. Sono fratelli, sì, sono fratelli, vedi quanti riferimenti che danno. Sono fratelli, ok, quindi sono due fratelli. Questo è importante perché è un bel segnale. Sono fratelli. Sono fratelli, io non vedo più i commenti, continuo a vedere soltanto un commento uguale che continua a ripetersi all'infinito. Io non so al telefonino come sta andando. Non vedo più i vostri commenti, non vedo più niente, completamente. Soltanto una persona che partecipa continua a dire. Sta guardando, sta guardando, sta guardando, mi viene fuori 80 volte e basta, uno dietro l'altro, vabbè. Sono fratelli, pazienza, io continuo a dire quello che devo dire, poi dopo vedrò domani. Importante che io dia i messaggi. Continua, è andato in tilt il telefonino, secondo me. Sono fratelli. Sono fratelli, sì. Sono fratelli, sì. Quindi sono fratelli questi. Sono fratelli, sì. Ok. Sono fratelli? Sì, ok. Sì, ok. Sono fratelli. Ok, questa è finita. Perfetto. Allora. Vedete, anche io continuo a vedere la stessa e non vedo niente, quindi riesco a vedere nemmeno. Bah, vabbè, pazienza. Bene, continuiamo. Allora, adesso ne vorrei fare ancora, vediamo se ce la faccio, sempre con la voce. Vediamo un attimino. Ok. Allora, dunque, do la mia disponibilità. Vediamo un attimino. Se c'è qualcuno che può arrivare. Marco dice vorrei che entrasse il tuo babbo. Anche a me farebbe tanto piacere che venisse. L'altra volta ha detto che era il nostro timone, il grande Marcello. Chissà, boh, vediamo. Sai che non si possono fare che è un desiderio che abbiamo tutti, eh? Figurati se sarei più che felice, però tu sai che non posso fare nulla, quindi lasciamo lo spazio a loro, decidono loro. Vado. Allora. Allora, prova 5, salva, ok, vediamo un po'. Verti, ok. Ok, vado. Romano. Romano, ok, c'ho un romano qua. Romano, vediamo subito. Romano, ok. Faccio sentire Romano. Romano. Ok, senti bene Romano. Ok, il nome che si chiama una volta Romano. Parola.
Onore grandissimo, allora, romano, onore grandissimo, quindi felici di essere qua a parlare, onore grandissimo, ok, sentite? Ok, alziamo, romano. Ok, onore grandissimo. Onore grandissimo. Onore grandissimo, ok, onore grandissimo parlare qua. Dice vorrei là lo spazio, quindi vorrebbe parlare, vorrei là lo spazio, va bene, puoi parlare chiaramente se sei sicuro che ti possono ascoltare, perché noi non siamo tutti collegati, quindi ho bisogno che ci siano i vostri cari da questa parte. Vorrei là lo spazio, ok? Vorrei là lo spazio. Ok, io purtroppo non vedo i commenti, continuo a vedere soltanto, c'è un Delise 43 che continua a. Vedo solo questo commento, sta guardando, sta guardando, sta guardando, sta guardando. Non lo so come mai. Boh, vabbè. Vorrei là lo spazio. Ok, poi vediamo cosa dice. Poi dice digli, quando dicono digli perché devo dirlo, è importante, digli a luna, quindi questo orario ha un senso, digli a luna, va bene, vado, digli a luna, stacchiamo, no, aspettate un attimo, ho avuto un dubbio. Allora, digli a Luna, aspetta, allora digli a Luna, dice allora digli a Luna, poi si sente decesso, quindi vuol dire che Luna anche. Ok, secondo me è quello che vuol dire decesso. Ok, aspetta. Infatti dice ora, vedi? Ora, ha dato proprio digli a luna decesso ora, quindi vuol dire proprio che è un particolare che vuol dare. Ok, la connessione è strappata, lo so, purtroppo io non posso farci proprio nulla, mi dispiace. È così, stasera è così perché c'è brutto tempo, piove, c'è vento, quindi secondo me è per quello purtroppo che anche questo che io vedo soltanto la Delis 43 che si ripete all'infinito questo contatto e non vedo nient'altro. Digli a Luna, decesso ora. Ok, va bene. Allora, questo l'abbiamo fatto, andiamo avanti. Allora, qua c'è un Enzio, aspetta. Allora, c'è un Enzio. Enzio. Si trova qui, allora, Enzio si trova qui, Enzo si trova qui, adesso ve lo faccio sentire, aspetta, allora, Enzio si trova qui, ok, faccio sentire, ok, no,
Enzo si trova qui, eh? Enzo, si trova qui, eh? Quindi un Enzo, penso che sia, si trova qui, eh? Ok, Enzo. Allora, poi parla di psicologo, quindi probabilmente ha un senso anche questa cosa, psicologo, quindi magari poteva essere dato psicologo. Qui vediamo un po' se c'è un Enzo. Roberto dice, Enzo è mio papà. Allora, dici è psicologo lì, quindi probabilmente, non so cosa vuol dire, si faceva, è psicologo lì, ok. Sì, è psicologo lì. Ok, non so se è il suo lavoro, se ha un senso questa cosa. E poi dice, e la forza che stanchezza, come per dire che comunque era molto, una persona probabilmente che ha sofferto molto, no? E la forza che stanchezza, e la forza che stanchezza. Come per dire che non riusciva a essere forte, no? Quindi probabilmente sta dando un riferimento sulla sua vita, immagino. E la forza che stanchezza, ok? E la forza che stanchezza? Ok? Va bene. Io ringrazio. Quindi vuol dire che forse è stato aiutato. Comunque io ringrazio, faccio sentire. Mi spiace che non riesco a vedere niente praticamente. Io ringrazio. Io ringrazio. Ok, io ringrazio. Ok, va bene. Allora, io ringrazio ogni mia richiesta, allora quindi vuol dire che è stato comunque ogni mia richiesta. Io ringrazio ogni mia richiesta, adesso faccio sentire. Ogni mia richiesta. Ok, quindi è stato aiutato ogni mia richiesta. E poi dice, e non mi sognare queste cose, e non mi sognare queste cose. Ok, chiaramente non posso vedere, quindi vado avanti, e non mi sognare queste cose, sta finendo, eh? Ok. E non mi sognare queste cose. Ok, va bene. E non mi sognare queste cose. Thank you.
Poi dice, insegui i miei gusti a me, insegui i miei gusti a me, come per dire che forse questa persona fa quello che piaceva a lui, perché in qualche maniera è un modo, come posso dire, di riviverlo, no? Quindi quello che piaceva a lui lo rifà praticamente questa persona. Insegui i miei gusti a me. Insegui i miei gusti a me. Ok, non so se magari piaceva, che ne so, sentire la musica classica, sente la musica classica perché questa cosa in qualche maniera le fa sentire vicino. Penso che sia questo che vuol dire. Poi si sente le anime, CTRL B, le anime, ok, le faccio sentire, le anime, le anime, bellissimo, le anime, ok, le anime. Poi dice le anime, ogni dì si spera meglio, ogni dì si spera meglio, questo è rivolto a noi, ovvio, che noi ogni giorno speriamo che sia il meglio di quello passato. Ogni dì si spera meglio, vado. Scusatemi. Ogni dì si spera meglio. Ok, ogni dì si spera meglio, ok. E poi dice addio almeno c'è, addio, addio almeno c'è, aspetta che lo segno qua, addio almeno c'è, come per dire che noi speriamo sempre il meglio, e dice però la vita è quello che è, dice addio almeno c'è, quindi hanno chiuso con una bellissima frase, devo dire, addio almeno c'è, bella. Addio almeno c'è, sentite? Bello, addio almeno c'è. Bene, perfetto, basta, sono veramente stanca, stanca, stanca. Quindi li lasciamo andare. Io ringrazio tutti voi, veramente tutti voi che avete partecipato. Chiaramente ringrazio tutti loro sempre che comunque fanno arrivare dei messaggi. E grazie veramente di cuore per la pazienza sempre che avete. Mi dispiace che questa sera veramente è stata pazzesca. Ancora adesso io non vedo i vostri commenti. Vedo soltanto un dato che si ripete all'infinito e non so perché. E non so perché, non è possibile perché non può fare 10 volte a fila la stessa persona che sta guardando il video. Quindi non è proprio possibile, c'è proprio un problema e poi continua a bloccarsi. Ma credo che sia dovuto proprio al tempo che è terribile. Comunque, vabbè, insomma, è così, accontentiamoci. Questa volta è così. Ci vediamo a fine mese sulla mia pagina, Gruppo Metafonico Alfa. Vi abbraccio tutti, vi ringrazio, sempre idealmente, vi abbraccio tutti e vi auguro una buona serata, una buona notte a questo punto, perché sono le 11:10. Un abbraccio grande. Ciao, grazie, grazie a tutti.